I Musei Vaticani hanno voluto offrire un incontro con il padre dell'archeologia, fondatore della storia dell'arte quale scienza. Un percorso tematico, con alcune soste di approfondimento di circa 50 opere, che sono distribuite in vari settori dei musei. Capolavori diffusi nei Musei Vaticani, selezionati in base al ruolo che il grande Winckelmann attribuì loro nella creazione del suo pensiero estetico. Negli anni del suo soggiorno romano, i Musei Vaticani ancora non esistono, ma egli frequenta più volte il Belvedere Vaticano, ammira e studia le statue che vi si conservano, il Laocoonte, l'Apollo, il Torso e il delicato Hermes. Il carattere rivoluzionario degli studi di Winckelmann fu compreso già dai suoi contemporanei. Come scrive Goethe, egli fu il primo a comprendere l'importanza di una distinzione delle varie epoche e a tracciare una storia degli stili nella loro crescita e decadenza.